Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Oddworld Soulstorm, l'Enhanced Edition. Costa 32 € su Steam, lo si trova a volte scontato sui 26, ed è un reboot del vecchio Oddworld Abe Exodus. Insomma, io lo conosco dal suo primissimo capitolo, che credo fosse Abe Odyssey, ed è un gioco che era uscito per PlayStation 1. Noi siamo Abe, appunto questo omino che vedete qua a lato. E in sintesi, quello che si faceva anche nei capitoli precedenti è mettere in salvo i suoi simili dalla schiavitù, perché loro sono costretti a lavorare nelle fabbriche di questi cattivoni che poi andremo a vedere. Il gioco, ho visto che avrà quattro finali in base a quanti ne riusciremo a salvare nel corso dei nostri livelli, insomma, che possiamo continuare la partita. Il gioco ha tantissime cutscene che si possono, vabbè, saltare dopo la visione della prima volta. E il gioco parte con noi in fuga su un treno e ci porta indietro di qualche ora e ci fa vedere quello che succede. E in pratica Abe è celebrato dai suoi simili per averli salvati. E loro gli dicono: "Ma guarda, levati quei lacci alla bocca che ti avevano messo." Ma lui è dall'inizio della serie, appunto, Oddworld, che ce l'ha e li tiene, insomma, perché si sente un po' privato di qualcosa a toglierli. E adesso siamo, appunto, la storia comincia con noi in fuga su questo treno, torna indietro di 12 ore e ci fa vedere che veniamo assaltati durante la nostra festa e quindi andiamo a... Ovviamente sto spiegando tutto questo per chi non conoscesse già la serie. E che cosa fa lui? Lui non combatte mai attivamente, ma ha dei poteri in grado di entrare nelle menti dei nemici ed era divertentissimo più di 20 anni fa, quando uscì per PlayStation 1, prendere possesso dei nemici e farli uccidere, oppure fargli uccidere con i mitra i loro compagni, insomma, e poi ucciderli definitivamente. Quello che introduce questo titolo, è il fatto di potersi craftare granate, poter usare acqua, poter usare fuoco, insomma, elementi incendiari. Ogni livello è fondamentalmente un puzzle, perché ci sono zone sorvegliate, ci sono zone che dobbiamo superare nel giusto modo, cercando di portare con noi più nostri simili possibile, perché il finale, da un cattivo finale a un ottimo finale, appunto passando per questi quattro finali, è determinato essenzialmente da quanti ne salveremo nel corso dell'avventura. Adesso io non sono un drago a giocare questo gioco, però ho un bel platform in grafica 2.5D, quindi non è completamente 2D, non è neanche 3D, ed è basato tantissimo sul tempismo. Le cutscene sono bellissime, devo dire, che sembra di vedere un film di animazione. E all'inizio dobbiamo proprio vederci tutta l'introduzione, che è abbastanza lunga. Qua siamo all'inizio del secondo livello e ci sta spiegando quello che dobbiamo fare, insomma. E lo gioco per la prima volta insieme a voi perché mi sono gustato il primo livello e il secondo sicuramente avrà delle cose in più. Nel primo livello si potevano raccogliere fiaschette d'acqua e fiaschette di un liquore che amano questi esseri. Il liquore genera un incendio gettandole vicino al fuoco e l'acqua ovviamente spegne. Sarà possibile creare dei diversivi, granate fumogene per muoverci attraverso i nemici, perché non affronteremo mai lo scontro diretto nei confronti dei nostri nemici. Ora, non voglio spoilerare troppo la storia, però siamo arrivati qui e abbiamo trovato questo operaio morto che ci ha dato questa cosa, e questa cosa è un oggetto che comunque, se non ricordo male, c'è anche nel video introduttivo e crea un po' di mistero alla storia, perché adesso dovrebbe emettere della luce, infatti. E in pratica noi fuggiamo su questo treno in pieno stile steampunk e nel mentre veniamo assaltati da esseri volanti, Abe è in una stanza a guardare questa pietra mentre tutti gli dicono: "Dai, aiutaci, aiutaci." E adesso inizieremo. Sonoro è fatto molto bene, anche Abe, cioè graficamente non è un miracolo, però è bello. Adesso lo andiamo a vedere, adesso non so se finiremo questo livello perché presumo sia anche abbastanza lungo,
Però cercheremo di risolvere. Si morirà spessissimo perché è previsto che si muore, ma non in modo punitivo, nel senso che ripartiremo subito a un checkpoint precedente, quindi non è, no, almeno nel primo livello non l'ho trovato nulla di particolarmente frustrante. Ci fa vedere, ci potremo muovere anche furtivamente, quindi. Ok, adesso comincia. Vedete tutto particolarmente steampunk. Tra l'altro, essendo il primo video, non li potete mai saltare la prima volta. Però anche guardate il vetro sporco, è bellissimo. Ok, qua sono i cattivi. Che ci stanno inseguendo e dicono che abbiamo bruciato il nostro rifugio e siamo in fuga, quindi ci stanno inseguendo. Ma in realtà è stato un incidente perché stavano brindando con il loro liquore verde preferito e una cassa è finita sul fuoco e ha preso fuoco tutto, ma questo lo si vede nel primo video, quindi non è nessuno spoiler. Ah, questi vogliono prendere Abe prima che. Quindi non è neanche l'autorità cattiva, sono altri ancora. Mamma mia. Ok, questo è il livello. Il gioco credo non abbia ancora finito di insegnarmi a giocare. Quindi proviamo. Vedete, quelli lì sono dei punti, ok. E questa è la grafica, vedete che è un 2.5D. Ok, qua possiamo, punto di controllo, ripartiremo da qui alla morte. Mentre trovi gli altri sopravvissuti e scopri cosa fare dopo. All'inizio, nel primo livello, li salveremo tutti. Trova gli altri sopravvissuti e scopri cosa fare dopo. Ok, perfetto, andiamo. C'è il doppio salto. Oh oh. Vediamo quanti secondi passano prima che io muoia. Vediamo qua. Tieni premuto Ctrl D e sì, Ctrl D. Il letto sinistro col pad è quasi obbligatorio. Ah, ok. Praticamente ci dà un potere. Tieni premuto questo. Questo lo faceva anche nell'1. E praticamente dobbiamo tenere premuto questo. E muoviamo il nostro coso e lo mandiamo qui. Ok, e apriamo le porte. Questi sono fondamentalmente i puzzle che ci troviamo ad affrontare. Poi ovviamente ci saranno, penso anche la possibilità di prendere possesso appunto degli elementi dei nemici. Vediamo, qua abbiamo un altro punto di controllo, quindi vedete che non è eccessivamente punitivo. Tieni premuto sgattaiolare, Satya. Ok, i nemici silenziosamente. Questa è una meccanica che non c'era nel primo, cioè nel primo livello. Questo ci ha già sentito. Tecnologia Glucon che impedisce a Abe di usare il suo potere spirituale per cantare. Ok, c'è un potere che non mi lascia usare. Vedete che lo distrugge. Quindi devo sgattaiolare silenziosamente. Ma non so dove. E poi va a finire così. Non capisco cosa devo fare perché. Fissati, vediamo un po' il video lì in alto cosa dice. Ok, quando non mi guardano mi muovo così, perfetto. Questo già un po' si è insospettito, eh. Ma posso issarmi qui? Però non posso usare il mio potere. Questo è un primo puzzle davvero interessante perché non posso fare questo perché viene distrutto, credo. Sì. Vediamo un po' se c'è un altro suggerimento qui. Glucon impedisce. Ok, quel coso lì rosso. Perfetto. Vedete che lì in alto c'è lo stato dei nemici, che al momento è medio. Prima era alto, adesso andrà in calmo. Però vedete che non c'è modo di passare. Ah,
Ah, si è messo a dormire. Perché stava dormendo anche prima. Ah, ok, fantastico. Tieni X per rubare. Bottiglia di distillato. Le vedete in basso. Ok, vediamo se... Ok. Ho trovato... Poi c'è un punteggio, insomma, di ogni livello con tutti i collezionabili che dobbiamo trovare. Adesso vediamo se riusciamo a passare. Ok, quello sopra si è svegliato. Abbiamo trovato un salvataggio. Allora, se noi colpiamo queste, recuperiamo il distillato. Tenendo premuto Y, possiamo scegliere se gettare la bottiglia d'acqua o, in questo caso, il distillato. Puntiamo. Vedete che lo lancio lì. No, lo lancio qui. Dovrebbe in teoria prendere fuoco con il fuoco e quindi bruciare. Qua possiamo saccheggiare e prenderne ulteriori. Tra l'altro dovrei entrare qui e aprire la porta. Vedete che ha preso fuoco, ma mi ha visto e mi ha ucciso praticamente subito. Quindi qua quello da fare è un'altra cosa. Praticamente dobbiamo, prima di tutto, il gioco ci sta dando acqua e distillato, quindi io prendo questa, la apro, lui arriverà lì e ci libereremo di lui in men che non si dica. Quindi distillato, vediamo se non mi vede. Vieni, vieni avanti, vieni avanti. No, non viene avanti. Mannaggia. Però lui è bagnato fin lì, quindi potrei bagnare tutta la via e poi gettare la cosa qui. Ok, infatti, eccolo lì. Fantastico. Adesso prendiamo l'acqua e spegniamo il fuoco. Dovremmo usarne più di una. Ok, abbiamo spento tutto e siamo arrivati al punto di andare avanti. C'è un altro save. Prendiamo altro distillato e qua c'è un altro suggerimento su quello che possiamo fare. Allora, furtività, tieni pronto le birre e sgattaiolare. Ok. Quindi. Lì vedete che prende fuoco, ma l'unico contatto che c'è col fuoco è... Intanto non guardano di là, quindi potrei far così. Vediamo un attimo se... Devo prendere questo. Devo prendere. Lanciare questo lì. E poi colpirlo meglio dopo. Lì. Sicuramente lì. Questa me la sono giocata male. Però tecnicamente lui non mi vede. Quindi io cammino zitto, 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 zitto. Gli rubo qualcosa. E. Gli butterò il distillato lì. Poi gli buttiamo anche... Merda, sta arrivando tutta l'acqua. Spengo. Ok. Però mi sa che mi sono infilato in un... Vedete, qua ci sono tutte le statistiche del livello. E invece premendo Y avete il crafting. Quindi, primo, i seguaci. Quindi i Mudokon, che si chiamano così. Quelli che ci stanno seguendo. E gli inventari dei seguaci. E poi le creazioni. Quindi la possibilità di craftare ricette. Che questa è una cosa abbastanza nuova. Allora, intanto abbiamo ucciso quello. Di qua non si può andare. Bisogna andare di là. Il problema è che dobbiamo aspettare che si calmino le acque, perché io credo che da qui non si possa andare. Là c'è una cassa. Però quello mi vede. Però potrei farlo bruciare quello, eh. Giocandomela bene, potrei tornare indietro e dargli fuoco. Vedete che...
Ce l'avevo fatta, ma purtroppo è andata male. E bisogna ricominciare. Giocandocela magari un po' meglio. E adesso loro si sono un po' agitati perché... Adesso devo mettere... Eh sì, è un peccato perché dovevo sistemarlo meglio. Ah, posso lanciarlo anche così? No. Vabbè, dobbiamo giocarcela sicuramente meglio, sicuramente meglio. Poi questo magari ci potrebbe stare anche in live, perché comunque non è propriamente un indie, perché è una media distribuzione, però... Mi vede anche da lì. Quindi non devo... Allora, la cosa da calcolare è che non devo scendere come un pazzo come ho fatto. Quindi zitto zitto, scendo, salto giù, perché sennò si mettono in allarme e guardano. Però mi pare che il tizio lì guardi comunque su. Quindi io non posso. No, forse adesso che è calmo non guarda qua. Allora, se io prendo questa, vado qui, prendo questa. E la punto lì. Questo è già giusto. Lì dovrebbe prendere fuoco. Avrei anche tutto il tempo di creare la... Ok. Quello sopra si è svegliato. Quello sotto. E anche lui finirà con... Dio mio! Mi ha visto, mi ha fatto male, malissimo. Però è vivo. E sono vivo anch'io. Questo qua invece, secondo me, gli potremmo dare fuoco così. Ok. Quello sopra si sta un po' insospettendo. Però alla fine lì stiamo prendendo solo sto bonus qui. Quindi aspettiamo che si calmino le acque. E il cactus che si calmino le acque. Inizia a lanciare giù questi. Ecco. Ok, ha già preso fuoco per i fatti suoi. Però c'è quello là che potrebbe vedermi. Adesso passiamo all'acqua. Poi non credo ci sia la necessità di giocarlo per 6 ore, ecco, per farvi vedere quello che ha da offrire, perché credo che quello che si sta vedendo già ora è già un bel contenuto, perché le soluzioni, gli enigmi di questo tipo sono tutti veramente carini. Hai finito l'acqua? Minchia, hai finito l'acqua! Perché ne possiamo portare al massimo 20 con noi. Adesso, zitto, zitto, prendendo fuoco! Beh, sono un bambo io. Sono un bambo davvero, eh. Allora. Zitto, zitto. Ecco. Già ho rischiato. Allora, devo vedete che di acqua ne ho solo due. Devo rapinare sta roba qui. Bottiglia d'acqua 6. Bottiglia d'acqua 9. Ok. Adesso ne abbiamo un po'. Zitto, zitto. Scendo. Zitto, zitto. Salto di là. Prendo il distillato. Faccio... Mi si avvicina. Però... Vabbè, dai, recuperiamo tutto quello che serve. Andiamo, dai, finisco questo e direi che mi ci devo dedicare con più... Il primo livello vi dico che era molto meno stealth di questo, perché era fatto soprattutto di tempismo, perché è una fuga. Quindi era fatto decisamente più action. Però vedete che mi vede. Mi vede, mi vede. Però adesso lui non mi vede. Adesso appena se ne va. Lui guarda su. Si gira, mi dà un attimo di tempo per fare quello che voglio fare.
Ok. Possiamo intanto aspettare che si calmino le acque di nuovo. Questa è la. Ho macchiato anche dove sono io. Adesso quello lì non è messo proprio benissimo. Potrei fargli questo scherzone qui. No, così. Ok, cattivissimo sono. Adesso spegniamo un po' con l'acqua perché. Sto finendo anche l'acqua, eh. Questo potrebbe essere un problema. Allora, lì sotto non me ne frega niente perché. Adesso, col fuoco davanti non mi vede, ma tanto non dovrebbe vedermi comunque. Zitto, zitto. Devo rotolare. Per spegnermi. Bisogna rotolare. Per spegnersi. Aiuto. Dai, provo ancora una volta. Non serve che io vada sotto, devo andare di là, ma di là c'è il tizio. Vedete che guarda anche su a un certo punto, quindi devo fare una piattaforma. Ok, così non mi vede. E appena si avvicina, do fuoco anche alla sua zona. Che lui non se l'aspetta. Adesso tecnicamente non mi vede. Il cazzo non mi vede. Allora, dai, l'ultima. Non riesco più a smettere. Zitti, ok. Forse stando qui non mi vede. Allora, così. Quello è la posizione giusta. Appena arriva lì, brucia. Perfetto, questo è il tempismo giusto. Ora si sono messi tutti in allarme. Io prendo l'acqua e spengo. Ok. Aspetto che si calmino. Poi provo, quando quello lì va di là, quella cassa lì sotto la lascio perdere. Però. Aspetto, ok, sono calmati. Vado giù. Ok, non mi vede. Mamma mia, ragazzi, quanto ci abbiamo messo? Giochino anche qui perché bisogna far così. Non so cosa abbia fatto quella cosa, ma vediamo se mi dice. Canta per possedere. Ok, questa è la cosa che volevo vedere. Allora. Vedete, posso entrare al suo posto. E posso fare questo. Questo lo adoravo nei primissimi Oddworld. Ok, ho fatto quello che dovevo fare. Ne è rimasto uno solo, però questo è un game changer perché posso tornare.
No, non posso distruggere sto affare qui. No, posso andare avanti. Ah, mi fulmina. Che spettacolo. Cioè praticamente prendo lui, gli faccio tirare la leva. Lo abbandono. Ah, ne è arrivato un altro. Vabbè. Piccolo puzzle. Ma il gioco è tutto così, eh. Con tutta la storia, tutte le cutscenes e tutti gli enigmi da risolvere con questi eventi qui, che magari questa nave qui a un certo punto passa e inizia a scappare e devo iniziare a scappare e c'è tutta una serie di cose da fare. Questo vediamo un po' se c'è modo di schivare. No, niente, questo qua è un'altra cosa che va ucciso, per modo di dire, con il fuoco, quindi no, quando passa sotto gli faremo fare la brutta fine. Vai, voglio fare quest'ultima cosa. Non può sparare lui. Cioè, li sto salutando e loro rispondono. Spettacolo. E voglio fare un'ultima cosa. Provare questa cosa. Bene, mi sono liberato di tutta la zona. No, io ai tempi lo trovavo divertentissimo, perché poi dovete, cosa che non vedremo in questo video, ma dovete farvi seguire dai prigionieri che poi recupererete, quindi bisogna dargli gli ordini, aspetta, vieni avanti, quindi bisogna aprirgli la porta, liberargli i nemici, farvi seguire, alcuni moriranno, e quello, vedete, adesso li vedete, che devono salvarli, e il numero finale a fine gioco di quelli salvati vi porteranno a un finale tra i quattro. Cioè, questo è tutto il livello, eh. Cioè, dobbiamo andare a salvare tutta sta gente qui, prigioniera, in questa cava. Allora, questo è Oddworld Soulstorm. Non costa poco, è un'operazione di nostalgia. Beh, un capitolo nuovo, un reboot, Enhanced Edition, quindi rivista, che comunque è presente sia su Epic che su Steam. È uscita, mi pare, Enhanced da novembre. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!